Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Do subito il buongiorno e benvenuto anche agli ospiti. Allora, intanto a Gianni Cooper, del Partito Democratico, bentornato. Grazie, buongiorno. Buongiorno a Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Indipendente Gimbe, con i suoi numeri. Ci saranno, come sempre, molto preziosi. Buongiorno e bentornato. Alla professoressa Veronica De Romanis, economista, Università LUISS. Buongiorno. Buongiorno. E do il buongiorno e il bentornato anche a Ilario Lombardo, cronista, chigista della Stampa. Buongiorno Ilario. Buongiorno a voi. E a Francesco Specchia di Libero. Ciao Francesco, bentornato anche buongiorno. A te. Buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. Allora, io vorrei cominciare subito con Nino Cartabellotta perché ci occuperemo di tante cose, anche perché oggi potremo fare un primo bilancio e dare forse un po' di pagelle al primo trimestre di Mario Draghi. Però, siccome è il giorno in cui si riunirà la cabina di regia, c'è molta attesa e anche molta pressione per le riaperture, la fine del coprifuoco e vedremo anche naturalmente il contorno politico, volevo chiedere a Nino Cartabellotta se effettivamente anche i dati indipendenti confermano che un miglioramento molto forte della situazione c'è e quindi il governo può essere più orientato ad allentare un po' i cordoni delle restrizioni. Ma guardi Alessandra, credo che sia sotto gli occhi di tutti che siamo in piena fase discendente della terza ondata sostanzialmente su tutte le curve, sia sui nuovi casi settimanali che da un picco che abbiamo raggiunto nella settimana, diciamo a metà marzo, 10-16 di quasi 160.000 casi la settimana, nell'ultima ne abbiamo avuti quasi meno di 10.000 al giorno, quindi siamo scesi praticamente a 60-63.000, ma soprattutto si è alleggerita in maniera importante la pressione sugli ospedali. Di fatto da un picco sia per area medica sia per terapie intensive raggiunte in questo caso il 6 di aprile, il numero dei posti letto occupato sia oltre che dimezzato, ribadisco, sia per l'area medica sia per la terapia intensiva. Rispetto alla domanda specifica che collega ovviamente l'andamento della pandemia con quelle che sono le decisioni sulle riaperture, io credo che questo sia il momento del prudente ottimismo. Perché? Perché da un lato vediamo questa importante discesa dei casi, ribadisco, su tutte le curve e al momento senza una risalita dell'indice RT che, come sappiamo, è il primo che si alza quando riprendono a salire i casi. Dall'altro però ci sono, diciamo, sul tavolo due aspetti. Il primo che di fatto noi abbiamo in qualche maniera, vediamo la conseguenza di ben 6 settimane consecutive di un'Italia tutta colorata di rosso e di arancione, dal 15 marzo sino al 25 aprile, e che di fatto cominceremo a vedere un'eventuale risalita dei nuovi casi a partire da questa settimana, diciamo esattamente a 3 settimane dal 26 aprile. Quindi dobbiamo molto attenti ai dati di questa settimana e probabilmente anche per questo che il governo ha aspettato ancora. È una settimana decisiva. Aggiungo, mi permette un'ultima cosa, l'altro elemento di debolezza è che in tutta quella che la fascia delle persone fragili, quindi dai 60 anni in più, se noi dal punto di vista delle coperture vaccinali ormai abbiamo pochissimi over 80 non vaccinati, meno del 10%, più o meno c'è una persona su due, un po' meno, diciamo, della fascia 60-69 e una su quattro della fascia 70-79 che non è stata vaccinata. Quindi questo è un elemento, un vulnus, voglio dire, che bisogna, diciamo, coprire al più presto possibile. Allora, poi torno da lei, naturalmente, professore, con altri dati, tante altre domande, come sempre, sul lato della pandemia, però con Cooperlo invece vado subito sul lato politico di questa questione, perché abbiamo sentito anche nelle ultime ore le pressioni di Salvini, per la verità anche del Giorgia Meloni dall'opposizione, ma anche Forza Italia, quindi anche, e anche i 5 Stelle spingono molto per togliere il coprifuoco. Le chiedo se diciamo questo è effettivamente questo il problema di questo, invece sul lato del PD che non riesce a dettare l'agenda su questo, se Draghi è troppo, come dire, concede troppo a queste pressioni o invece no, perché effettivamente abbiamo visto che un po' di rinvio della decisione c'era stato, ma non so se è solo simbolico. Ma se posso dire, io farei mia questa mattina la mozione del professor Cartabellotta. Prudente ottimismo mi sembra una formula efficace ed incisiva. Il governo ha sempre seguito, sia il precedente governo che questo governo, hanno sempre seguito la strada
della proporzionalità delle misure di chiusura rispetto ai dati del contagio. Del contagio e, come è stato ricordato giustamente, soprattutto del numero di ricoveri ospedalieri e dell'impiego dei posti letto nelle terapie intensive per evitare problemi di saturazione che avrebbero avuto e in parte hanno avuto nella prima ondata del marzo 2020 conseguenze drammatiche. E quindi se i dati sono quelli che stiamo osservando e quindi dovesse proseguire come tutti ci auguriamo questa curva discendente, questo prudente ottimismo è ragionevole che si traduca anche in una serie di misure che garantiscano una più accelerata riapertura delle attività, compresa la questione del coprifuoco. Io mi piacerebbe, ecco, poi so che la polemica politica è sempre non dietro l'angolo, davanti, ma mi piacerebbe che si uscisse un po' dalla logica binaria: c'è una destra che vuole riaprire tutto perché ha a cuore le sorti dell'economia e del reddito degli italiani, e c'è una sinistra o un pezzo della sinistra che invece ha l'ossessione di tenere tutti chiusi in casa. Abbiamo scelto, diciamo, l'Europa in generale, l'Occidente vorrei dire, ma se dico una cosa inesatta verrò corretta, abbiamo scelto, non avendo la capacità di recludere il virus, di rinchiudere il virus, di rinchiudere le persone, nel senso di ridurne la mobilità, per una fase che corrispondeva con l'avvio e l'intensificarsi del piano vaccinale. Mano a mano che si vaccinano gli italiani, i dati sono quelli che stiamo commentando. Ma c'è il rischio che questa, diciamo, i molti decibel sulle riaperture, mettiamo così, però poi consentano di dire: visto, è merito nostro. E se anche viene detto questo, è un problema. Ma vabbè, questo fa parte della polemica politica di giornata. Insomma, io penso che alla fine noi dovremmo avere l'obiettività, mi auguro tutti dovremmo avere l'obiettività di riconoscere che il governo precedente ha dovuto affrontare l'emergenza sanitaria peggiore della storia del dopoguerra italiano. E di fronte a questo è evidente che ha fronteggiato quell'emergenza compiendo delle scelte, alcune più efficaci, ci sono stati limiti, errori, ma sicuramente sì, e credo che nessuno può negarli. Il governo attuale ha accelerato, come si era impegnato a fare il presidente Draghi nel discorso che gli ha dato la fiducia, il piano vaccinale, si sta correndo in quella direzione. Sarebbe il caso, di fronte a un'emergenza di queste dimensioni, di queste proporzioni, storica, per usare un aggettivo un po' enfatico, che ci fosse una capacità un po' più coesiva, ecco, delle forze politiche, senza tirare la coperta da una parte e dall'altra e senza agitare la polemica, anche quando magari della polemica non c'è proprio la necessità. Ilario Lombardo, vengo da te perché intanto per sapere che cosa, secondo te, le tue antenne, che cosa deciderà oggi la cabina di regia. Sappiamo che Salvini ha convocato una videoconferenza con tutti i ministri, insomma ci tiene sempre a fare la guida della delegazione al governo, quindi a non delegare, diciamo, alla delegazione. Vorrei sapere da te, insomma, che cosa si dice. Sì, hai detto bene, perché ovviamente Salvini non perde occasione per marcare a uomo qualsiasi decisione, pronto eventualmente a intestarsi un ennesimo allentamento delle restrizioni ulteriore. La situazione è abbastanza semplice, nel senso che c'è un dibattito interno alla maggioranza riguardo a quello che è l'orario del coprifuoco. Attualmente alle 22 il ministro Speranza spinge per spostarlo al massimo alle 23, però è aperto alla discussione, mentre altre forze politiche, soprattutto il centrodestra ma anche i 5 Stelle, vorrebbero portarlo a mezzanotte, alle 24. È un'ora che comunque, va detto, ma questo è, diciamo, un pensiero mio, fa la differenza ovviamente per quanto riguarda i ristoranti e i locali, perché ovviamente a livello di turni permette una realizzazione piena del doppio turno. Però questo che cosa indica? Indica il fatto che la battaglia politica riguardo al tema delle aperture è una battaglia molto sentita, perché ovviamente l'ha lanciata perché è molto popolare ed è stata lanciata e ci ha messo il cappello sopra Salvini, però è una battaglia che da qui a 20-25 giorni, diciamo,
si comincerà a ridimensionare, quindi i partiti politici dovranno trovare altri elementi, quelli della maggioranza, e l'unico partito in opposizione dei grandi, che è Fratelli d'Italia, dovranno trovare nuovi elementi per discutere e per litigare, ma sicuramente ce ne saranno tanti, anche perché si avvia il governo verso le riforme. Quindi è vero quello che dice Cuperlo, ed è il problema comunque di questo governo di unità nazionale. È un governo che nasce con i buoni auspici dell'unità nazionale, ma in realtà ha al suo interno degli elementi di conflittualità che sono assolutamente irriducibili, quindi qualsiasi argomento è stato utilizzato per lo scontro politico. E questo, secondo me, preoccupa proprio in vista di quelle che saranno le grandissime, importantissime riforme del recovery plan, dalla giustizia al fisco, ma immagino avremo occasione di parlare. Certo, subito, infatti, chiusa, diciamo, la parte più eminentemente sanitaria, che poi ci portiamo un po' con noi, utilizzando ovviamente le esperienze e le analisi di Nino Cartabellotta, però certo che arriviamo alle riforme. Allora, intanto però volevo chiedere a Francesco Specchia anche, insomma, queste dinamiche le possiamo già anche spostare sulle riforme, perché è stato poi l'oggetto del contendere, proprio l'idea, le riforme in generale, il capitolo riforme è l'oggetto del contendere politico anche del fine settimana. Volevo chiederti, insomma, come abbiamo sentito Salvini che sembra rinviarle e invece chiedere, sommato, che anche se dovessero fallire, ma tanto ci sono poi le elezioni come traguardo una volta eletto il nuovo capo dello Stato. Vorrei chiederti che ne pensi, se è venuto allo scoperto in modo particolare questa strategia, e se però sarà possibile farle questo quadro politico. Ma è una strategia che ricalca sempre i soliti schemi di gioco che hanno dato Salvini comunque risultati in passato. È ovvio che in questo momento si trova un po' ingabbiato in una situazione di coalizione estremamente inedita per lui, che si sta rivelando anche abbastanza avviluppante, perché il fatto che Giorgia Meloni... scusate, mi arriva un ritorno, non so se arriva... Se possiamo toglierlo. Grazie. E il fatto che Giorgia Meloni salga prepotentemente nei sondaggi, sia passata dal 4 al 18%, sia in strepitosa ascesa, mentre Salvini sta perdendo uno 0,4, 0,5, 1%, di un punto addirittura rispetto al mese scorso, ne ha persi 17, se non sbaglio, dalle elezioni. Ecco, questo comincia a diventare preoccupante per la definizione della leadership della coalizione. Tra l'altro, Giorgia Meloni ieri, proprio dall'annunziata, ha annunciato in modo quasi plateale di mettersi a disposizione per poter governare, di fare il primo ministro, quindi sulla scia dei primi ministri dell'Estonia, della Finlandia, insomma tutte le grandi leader europee. Quindi si è palesata chiara la strategia della Meloni, che è quella di scorazzare in modo estremamente efficace nei territori dell'opposizione. Salvini, non consigliato da Giorgetti, ha preferito l'altra strada, cioè ha preferito, come dire, partecipare al governo, partecipare alla gestione, alla spartizione della gestione, anche se spartizione è bruttissimo, un termine molto brutto, ma insomma alla gestione del recovery fund e quindi mettendoci dei ministri di peso. E sta facendo questa operazione di lotta di governo che è comunque è abbastanza comune. Non credo che l'idea di non voler fare le riforme, oppure di non vedere le riforme all'orizzonte con Draghi, soprattutto la riforma del fisco e la riforma della pubblica amministrazione e la giustizia in particolar modo, siano dei pensieri che Salvini ha veri. Cioè, io credo che sia proprio un'operazione di equilibrismo, perché non conviene a nessuno fondamentalmente adesso mollare il colpo. Le riforme portano dei soldi, e ogni centesimo del recovery fund è strettamente connesso a un brandello di riforma strutturale, deve essere poi sottoposto a 3 gradi di audit, deve portare dei risultati, ogni risultato poi è il preludio per un nuovo finanziamento. Quindi c'è un'operazione che solo Draghi in questo momento può fare. Quindi io credo che in definitiva sarebbe troppo forte la responsabilità di affossarle le riforme alle quali è condizionato condizionati gli aiuti. Assolutamente. E poi ci vuole una capacità tecnica che in questo momento solo la cabina di regia di Draghi, e speriamo che lo faccia, perché poi ci sono anche dei problemi legati, ad esempio, alle semplificazioni. Cioè, il discorso della burocrazia e dello snellimento della riforma della PA non è neanche partito. Se voi fate conto che
Certo. A dicembre, cioè, c'era un decreto semplificazione che è stato convertito nella legge 130 e questa legge 130 non è ancora stata applicata, ci vogliono ancora 2 anni per chiedere un sì o un no per far partire una grande opera, insomma vuol dire che c'è qualche problema anche con Draghi, quindi se ci sono i problemi con Draghi figuriamoci con una compagine completamente diversa e strettamente politica. Quindi io credo che fino al 2023, nonostante Salvini voglia prepararsi alle elezioni della Presidenza della Repubblica e alle elezioni sue anche del 22, non succederà assolutamente nulla, le cose rimarranno così, in bilico, in equilibrio precario. Speriamo che continui così. Allora, prima poi è uscita adesso una notizia sull'ANSA a proposito di conteggio che a livello mondiale invece del bilancio dei casi di coronavirus non conforta, perché dice che i casi di coronavirus a livello globale hanno superato oggi la soglia dei 163 milioni, secondo la Johns Hopkins University. E il bilancio dei contagi aveva superato quota 160 milioni giovedì scorso, quindi 4 giorni fa altri 3 milioni, questo nel resto del mondo naturalmente, insomma nel mondo nel suo complesso. Però poi ci torniamo, ce li facciamo spiegare questi dati da Cartabellotta, vado invece dalla professoressa De Romanis con le riforme, perché le riforme, insomma, intanto c'è leggero l'intervista di Giulio Tremonti alla Verità, che dice la ministra della giustizia Cartabia non può ricattare il paese sui soldi del recovery fund, quindi come dire non è così vero che poi che servono le riforme, che se no non ci danno i soldi, questa è così o invece le condizionalità sono rigorosissime? Io comincerei dal fatto che queste riforme servono, perché se il paese ha cominciato ad affrontare questa crisi fermo, cioè con una crescita praticamente zero, una produttività stagnante, un motivo c'è e lo spiega molto bene Draghi, perché firma l'introduzione di questo piano nazionale di ripresa e resilienza e nell'introduzione lui spiega 20 anni di declino, di un'Italia che non è cresciuta, di disuguaglianza, di disoccupazione soprattutto per i giovani e per le donne, dovute anche alla mancanza di riforme. Quindi chi oggi dice no alle riforme vuol dire che vuole continuare con il modello precedente. Il secondo punto è che le riforme servono per il nostro piano, perché altrimenti quando noi mettiamo nell'economia soldi, e questa volta ne mettiamo tanti, ci sarà un effetto sicuramente, perché abbiamo oltre 200 miliardi da mettere nel sistema economico, ma poi a un certo punto questo effetto finisce. Cioè se io non cambio il contesto, non rendo un contesto più produttivo, non incido su quello che si chiama il PIL potenziale, cioè la potenza della macchina, una volta che io avrò speso i miei soldi più o meno bene, ci ritroveremo esattamente come prima, quindi fanalino di coda. Terzo punto, per la domanda che mi faceva lei, le condizionalità. Questo piano rispetto ai fondi strutturali, siccome è la prima volta in questo modo così significativo che si crea un debito europeo, c'è un monitoraggio molto stretto. C'è un monitoraggio ogni 6 mesi in cui verrà fatto un controllo su come vengono spesi i soldi, se vengono raggiunti gli obiettivi che noi stessi abbiamo scritto. Quindi chi non vuole fare le riforme vuol dire che non vuole fare quello che ha firmato. E quindi mi sorprende moltissimo, perché noi abbiamo mandato a Bruxelles un piano che è stato approvato da tutti i ministri, quindi anche da quei ministri che oggi magari sbofonchiano un po', con degli obiettivi intermedi che si chiamano target, o obiettivi quantitativi, ma anche obiettivi qualitativi in termini appunto di riforme. Se io dico che faccio la riforma pubblica amministrazione, ti devo dimostrare che dopo tot mesi ho fatto anche il decreto. Ecco, questo l'abbiamo detto noi, siamo degli impegni che ci siamo messi noi, non è che ce l'ha imposti l'Europa di fare alcune cose. Quindi è chiaro che se non lo rispettiamo vuol dire che non siamo credibili. E non è una buona cosa non essere credibili in questo momento in Europa, perché ci sono tanti cambiamenti da fare, cambiamenti importanti per il nostro paese. È importante sedersi al tavolo con una voce che deve essere ascoltata. Quindi questo fa parte delle condizionalità. In più, e concludo, noi siamo il paese che ottiene più soldi dall'Europa, l'abbiamo detto, oltre 200 miliardi. Siamo il paese che li utilizza tutti. Perché attenzione, i paesi grandi come Francia, Germania, ma ci metto anche la Spagna, per esempio usano solo la parte dei sussidi, non usano la parte dei prestiti, perché non vogliono aumentare, in particolare la Spagna, il loro debito pubblico.
Beh, è chiaro che noi siamo un po' l'osservata speciale, ci guardano dall'Europa, cioè la logica è noi vi diamo molti aiuti perché se riparte l'Italia riparte tutta l'Unione Europea, però è chiaro che li dovete spendere bene. Chiaro. Allora, professor Cartabellotta, questo numero in crescita così forte nel resto del mondo, è questo che ci deve preoccupare, che non arrivino abbastanza vaccini, che non sia sotto controllo, poi ora che si riapriranno anche i viaggi, spostamenti? Ma guardi Alessandra, questo numero e questo dato credo che ci debba fare riflettere anche sulla pochezza di alcuni dibattiti politici che stanno nel nostro paese, l'ora in più o in meno di cui coprifuoco, e l'assenza di un piano di gestione della pandemia a medio e lungo termine, perché noi adesso ci stiamo preoccupando di riaprire tutto, di salvare l'estate, di salvare il turismo, ma la pandemia purtroppo non finirà domani mattina, anche se il governo dei contagi in Italia dovesse essere ottimale nei prossimi mesi. C'è un mondo intero, in particolare alcuni paesi che non hanno disponibilità di vaccini, e c'è un mondo intero in cui i contagi si stanno vedendo ora. Quei numeri a cui poco fa lei si riferiva sono fortemente legati al grande incremento di contagi che noi stiamo vedendo in India, ma anche in altri paesi che prima magari avevano dei numeri più bassi. Cioè non dobbiamo dimenticare quella che è il fatto, diciamo, che siamo di fronte a un evento non solo epocale, ma che riguarda tutto il mondo e che lo riguarda con tempistiche diverse, sia per quello che riguarda la diffusione del contagio, sia per quello che riguarda la diffusione dei vaccini. Ecco perché in questo momento mi piacerebbe molto che tutte le forze politiche, indipendentemente da quelle che possono essere intestazioni che, di riaperture piuttosto che di eventi che possono in qualche maniera cavalcare il dissenso sociale, ci si impegnasse a mettere in piedi un piano di medio termine, che per esempio oggi nessuno sta parlando, voglio dire, della necessità di completare, come dicevo poco fa, quella copertura vaccinale agli over 60, una copertura vaccinale che non si può più basare solo ed esclusivamente sul sistema di prenotazione, perché è evidente che ci vuole anche quello della chiamata attiva e della persuasione. Cioè la parte che manca a questo punto, gli over 60 non si riesce a completare, perché qui nel Lazio siamo scesi già sotto i 50, ma si parla di vaccinare i maturandi. È proprio così, Alessandra. Ma noi perché dobbiamo, la parte dei mantenere... che cos'è che genera questo problema? Allora, il fenomeno esatto non lo conosciamo, perché lei sa che quando i numeri mancano noi possiamo fare solo delle ipotesi, però il dato dice, guardate, che nella fascia 60-69 mancano ancora circa il 43% di persone che non hanno fatto almeno una dose. Siccome non mi sembra che si tratti, diciamo, di una fascia di età che sia affetta da analfabetismo informatico, visto che di fatto gli ultraottantenni li abbiamo vaccinati per il 90%, è evidente che questo è il momento in cui il sistema di prenotazione volontaria, che ribadisco con l'aggettivo è basata sulla volontà del soggetto di volersi vaccinare, va integrato in quella strategia che si chiama chiamata attiva. Cioè queste persone dovrebbero essere chiamate. Questa dovrebbe essere la preoccupazione adesso del governo del generale Figliuolo, ci dice Cartabellotta. Sì, e ci torniamo anche sul discorso del piano a medio termine, che mi sembra molto importante. Cuperlo, però volevo chiedere, prima di andare in pubblicità e poi continuiamo anche dopo, ma volevo intanto mettere lì sulle riforme che posso dobbiamo... dire una cosa, sì, poi sulle prego. Riforme abbiamo anche del tempo e ci torniamo assolutamente, no, perché colpiscono quei dati che lei ha citato, certo. E le cose che adesso diceva il professore, per mesi noi ci siamo un po' diciamo confortati tra virgolette dicendoci in sedi pubbliche e private che il Covid era un po' come la livella, non guardava in faccia a nessuno, non creava disuguaglianze. Non è così, il virus non ha colpito, la pandemia non ha colpito tutti allo stesso modo, tutti i paesi allo stesso modo e dentro i singoli paesi tutte le classi sociali allo stesso modo. Ci sono decine e decine di paesi che ad oggi, mentre noi stiamo qui a ragionare di questi temi, hanno prodotto pochissimi vaccini, hanno garantito pochissime dosi di vaccino agli abitanti di quelle nazioni. Però ci sono dei dati ormai abbastanza inquietanti anche in casa nostra, nel senso che se parliamo di una grande città come Roma, ci sono dati statistici per cui l'incidenza su 10.000 residenti nei quartieri, tra virgolette, dove si vive meglio, con redditi più alti, con abitazioni più comode e spaziose,
Beh, lì l'impatto e il numero di casi è stato nettamente inferiore a quello che si è determinato in quartieri periferici. Ma non ci vuole qui, credo, uno scienziato per capire che se ti scopri positivo e vivi in un appartamento di 200 metri quadri dove ti puoi prendere un'ala della casa con relativo servizio e metterti in autoisolamento, il resto della famiglia sarà più protetto. Che no, se vivi in 50 metri quadri in 4 o 5 persone con un solo bagno a disposizione, una positività in quel nucleo familiare ha implicazioni del tutto diverse. E allora dovremmo, credo, anche nel ragionare sulla pandemia, sul piano vaccinale, sulla responsabilità dell'Europa, sulla creazione, dopo che abbiamo discusso per anni di una unione monetaria e di una presunta e speriamo spiccata unione fiscale, parlare anche di un'unione sanitaria, cioè di una capacità effettiva di coordinamento della strategia europea nel fronteggiare queste emergenze e quelle che seguiranno, perché probabilmente dovremmo assumere questa pagina tristissima della nostra vicenda, l'ultimo anno, anno e mezzo, come un monito a non sottovalutare più, come si è fatto in passato, questi temi. I famosi piani pandemici e il medio termine di cui parlava Cartabellotta. Allora delle riforme parliamo dopo la pubblicità. Allora, dicevamo che sono esattamente oggi i 90 giorni del governo Draghi. Allora, il primo trimestre, quali conseguenze, quali effetti ha avuto questo governo, ha questo governo sui partiti? Perché tutto sommato, poi girando intorno, mettendo a fuoco, è un po' di questo che stiamo parlando, anche perché poi i partiti e più che altro le forze politiche in Parlamento sono comunque decisive sulla realizzazione delle riforme. Ilario Lombardo, vengo da te perché ci sono un po' tutti i lati da esaminare, no? In particolare tu hai seguito tantissimo il Movimento 5 Stelle e abbiamo visto nel caso delle amministrative un po' come la situazione di estrema frammentazione poi ha creato, staminando, comunque mettendo in difficoltà l'alleanza tra Movimento 5 Stelle e il PD. Come la vedi? A che punto è anche la possibilità per Conte di acquisire la leadership del movimento? Abbiamo sentito molto di Battista con il suo libro in televisione. Insomma, come la vedi? Beh, non la vedo semplicissima, perché il Movimento 5 Stelle in una delle sue periodiche fasi di transizione e di stravolgimento deve decidere che cosa essere nel futuro, perché sicuramente il Movimento 5 Stelle deve la storia del movimento, la parabola del Movimento 5 Stelle è indicativa, perché un partito che faceva della lotta al sistema politico, diciamo, la sua bandiera, è diventata parte integrante di questo sistema politico e ha passato 3 anni e mezzo governando con tutti, a parte Fratelli d'Italia, ha governato con tutti i partiti esistenti in questo momento in Parlamento, partendo invece da un presupposto che ormai sembra preistoria, quando diceva che non si sarebbe mai alleato, non si sarebbe mai alleato con nessuno. Il forse di tutti i partiti è quello maggiormente in difficoltà in questo momento, insieme forse anche alla Lega di Matteo Salvini, ma non tanto il partito quanto proprio la figura di Matteo Salvini. Invece nel Movimento 5 Stelle questa fase di transizione porterà con molta probabilità a questa, ormai diciamo è nei fatti, alla leadership di Giuseppe Conte. Ma che cosa sarà il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte? Questo è il grande interrogativo, sia sul fronte delle alleanze. Abbiamo capito che Giuseppe Conte guarda solo ed esclusivamente a sinistra, quindi vuole superare quell'idea del Movimento 5 Stelle come partito invece trasversale, che è capace di allearsi appunto con la Lega e con il Partito Democratico. Ma quale sarà l'identità, quali saranno le istanze che sposerà il Movimento 5 Stelle? Perché da quello che sappiamo finora, dalle poche uscite pubbliche che ha fatto Giuseppe Conte, da
dai retroscena e dai colloqui con i giornali, Giuseppe Conte ha parlato di un partito che sarà sicuramente inserito all'interno del centro-sinistra, ma che allo stesso tempo lui vede e delinea come un partito moderato che è capace di intercettare anche l'elettorato storico, che è un elettorato poco ideologico, che è quello invece di Forza Italia, per esempio, comunque dei partiti che hanno uno spirito e un riferimento più liberale. E il banco di prova delle amministrative non è stato un successo, non lo è minimamente, non che dall'altra parte nel centrodestra le cose stiano meglio, perché non riescono a trovare i candidati per le due principali città. La Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia stanno litigando e non sono riusciti a trovare un nome. Però secondo me il passaggio delle amministrative è un passaggio relativamente importante, nel senso che ha una sua importanza perché rischia di sfibrare maggiormente la fiducia tra i due partiti che devono creare una coalizione, ma è anche vero che c'è una decisa asimmetria tra i due partiti nelle grandi città, perché il Partito Democratico è un partito soprattutto in alcune città molto radicato e che di fatto ha poco bisogno del sostegno del Movimento 5 Stelle, o comunque non ne ha un bisogno così forte come invece il Movimento 5 Stelle ha bisogno della sponda del Partito Democratico per legittimarsi e per poter creare una classe dirigente locale. Io vorrei farvi sentire due parole di Conte prese dal suo intervento all'Assemblea di Articolo 1, quindi della sinistra, diciamo dei bersaniani, un pezzo di Leu che c'è stata sabato, hanno parlato Enrico Letta, ha parlato Conte, lo sentiamo, poi c'era Cuperlo che voleva dire una cosa e Specchia ovviamente, sentiamo Conte. Ci sono delle realtà territoriali in cui oggi noi riusciamo a costruire una perfetta intesa, addirittura una proposta congiunta, altre dove comunque c'è un'intesa e possiamo recuperare una collaborazione incisiva al secondo turno, al ballottaggio, altre dove dobbiamo prendere atto che per circostanze ovviamente su cui non riusciamo adesso a intervenire, perché un intervento d'imperio delle volte non offre anche una soluzione nel comune interesse, dobbiamo essere e preservare anche una efficacia operativa, dobbiamo essere realisti, ma l'importante è l'orizzonte, l'importante è la sensibilità con cui dialoghiamo, l'importante è la intensità e la voglia di ricercare soluzioni comuni. Le amministrative sono domani mattina, ma c'è un orizzonte molto più ampio che poi ci porta alle politiche. A me interessa molto ovviamente il risultato delle amministrative, ma mi interessa ancora di più il percorso, come lo costruiamo insieme e come ci confronteremo. Allora, questo era un Conte che cercava, vedo che Cooper lo sorride, che cercava di sorrido perché io sono cresciuto nel mito dell'orizzonte del comunismo. Per me seguire gli orizzonti, a volte gli orizzonti è difficile raggiungerli. No, ma mi colpiva la fotografia di Ilario Lombardo e mi faceva riflettere, perché la mia sensazione è che il Movimento 5 Stelle, quello che abbiamo conosciuto, battezzato come il movimento di Grillo e di Casaleggio, non esiste più. Ma non esiste più non solo e non tanto per un appannarsi della figura dell'elevato, diciamo, del fondatore, ma perché era la natura stessa di quel movimento che non poteva reggere l'urto del rapporto con il potere, cioè dell'esercizio del governo. La scelta di definirsi movimento trasversale, né di destra né di sinistra, aveva una ragion d'essere nel fatto che convergevano dentro quella dinamica, quel movimento, effettivamente profili, culture, sensibilità, impostazioni, orientamenti di valore radicalmente opposti. Guardi, senza fare un paragone che sarebbe quasi blasfemo, ma nella cosiddetta Prima Repubblica c'è stato un partito che ha avuto quella capacità, ovviamente in tutt'altra dimensione e contesto storico, è stata la Democrazia Cristiana, che quando effettivamente ha finito di esistere ha visto alcuni dei suoi esponenti convergere in Alleanza Nazionale ed altri dar vita all'Ulivo insieme a Romano Prodi. Ma c'erano due elementi di collante in quel partito, storicamente determinato,
è il partito dei cattolici italiani ed era l'anticomunismo, cioè la tenuta di un sistema, di un assetto di sistema. Il Movimento 5 Stelle a questo punto, e Giuseppe Conte sta facendo un lavoro generoso, secondo me va sostenuto in questo suo impegno e sforzo, e deve effettivamente dichiararsi e capire che cosa vuole essere e qual è la sua identità. Io mi auguro che una parte consistente di quel movimento e del suo consenso elettorale, ciò che oggi ancora raccoglie, scelga l'approdo al centro-sinistra, e le cose che ho appena sentito dal Presidente Conte vanno in quella direzione, ma è un elemento di chiarezza a cui sono chiamati per dovere della storia. Sì, ma è un elemento storia, di chiarezza, ecco, non so come da dire. Fare in una situazione già dove, voglio dire, la capacità di tenere il movimento sulle amministrative da parte di Conte non c'è stata. Non sono Ma difatti lui con una certa sapienza comunicativa diceva, ha detto le amministrative sono domani mattina, non possiamo raddrizzare le gambe ai cani anche quando vorremmo farlo, aspettiamo di capire, ma l'orizzonte, la sensibilità, la discussione, io mi auguro che abbia ragione, intendiamoci. Sentiamo Specchia che ne pensa, Francesco. Ma direi che le gambe cani sono estremamente storte e difficilmente si potranno raddrizzare, ma questo ha ragione Cuperlo, è un problema atavico dei 5 Stelle in questo momento. È aumentata la balcanizzazione del partito, perché io lo chiamo partito perché poi da questo è diventato, non è più un movimento vero e proprio. Sappiamo perfettamente che Conte sta cercando di fare l'impossibile e sta agendo su una parte di elettorato che probabilmente tra poco andrà con Casaleggio, nel senso che ci sarà, è all'orizzonte una scissione. Parliamo di un partito che non ha intanto un rappresentante legale, nonostante qualche dichiarazione dell'autority che Vito Crimi sventola ad ogni riunione. Conte dovrebbe esserne il leader, ma per essere leader deve essere nominato dalla piattaforma Rousseau, che ovviamente è chiusa e richiede i soldi di debiti pregressi. C'è una fortissima rottura con uno dei fondatori che ha deciso di d'amblè, quasi ormai certo, di raccogliere i duri e puri e di creare un movimento alternativo a cui doveva affiliarsi anche Virginia Raggi, ed è questo il motivo per cui Conte ha lasciato ogni tipo di alleanza con il PD e si è affidato completamente alla ricandidatura della Raggi. Quindi è un partito che ha dei problemi serissimi al nord per quanto riguarda le alleanze, perché né a Torino, laddove è incistata una sorta di malessere continuo dei 5 Stelle nei confronti del PD, a Torino non si farà alcun tipo di alleanze e addirittura Chiara Appendino si trova contro mezza giunta. Se andate a Milano, Beppe Sala in maniera molto gentile ha già detto no grazie alle alleanze perché mi fate perdere. Se scendiamo giù a Roma, la stessa identica cosa, ne abbiamo già parlato, forse l'unica soluzione di connubio di alleanza potrebbe essere quella di Bologna, ma anche lì il candidato è estremamente debole, bisogna vedere chi candiderà il PD come rappresentante, quindi con le primarie bisognerà capire. Quindi secondo me Conte, nonostante nel suo discorso di insediamento, che è ancora sulla carta peraltro, abbia detto guardate che vogliamo fare un partito più strutturato dove le competenze devono valere, già questa è una notizia per i 5 Stelle, un partito che abbia una segreteria centrale, delle segreterie regionali molto molto simile, non lo dice, ma molto simile alla DC che citava prima Cuperlo. In questo momento è un partito che è evanescente, è pulviscolo, perché sulla carta parte dal 32% e ha già perso più della metà dei voti, 100 rappresentanti che sono si sono dispersi nel Parlamento tra gruppo misto e gli altri partiti. Quindi questa è la fotografia. Io ti chiedo soltanto velocemente se questa fotografia di pulviscolo, poi vedremo la parte della destra, eccetera, tutto sommato non è con i partiti che hanno questi problemi e le amministrative, è un vantaggio o no per l'azione di Draghi? Nel senso, come dire, sono concentrati su altro e può andare avanti? Beh, sicuramente. O invece è un elemento di destabilizzazione? No, io non credo proprio. Io credo che tutta questa attenzione che noi stessi dedichiamo alle vicende dei partiti sia per Draghi un toccasana, perché può lavorare in modo molto tranquillo, sicuro. Ecco, può lavorare in modo tranquillo, però vado da Veronica De Romanis, perché ieri, in modo molto tranquillo sulle riforme, sulla situazione, su quello poi che sarà il rapporto con l'Europa, ieri è sembrato arrivare dalle pagine del Sole 24 Ore una lettera da Berlino, metaforicamente naturalmente, nell'intervista al vice cancelliere Olaf Scholz, che è socialdemocratico, e dice però le regole del patto di stabilità sono flessibili,
tanto che hanno funzionato contro la crisi pandemica, ma questo significa anche che questa flessibilità funziona, quindi ci teniamo il patto così com'è. Allora, non so se queste affermazioni sono anche un po' un avvertimento rispetto al, riconnettendole al tema della gestione delle riforme nel PNRR, delle condizionalità, è così? Deve preoccupare un'intervista di questo tipo? Io partirei da chiarire perché abbiamo bisogno di queste regole che ora sono state sospese. Noi siamo un'unione monetaria, ovvero condividiamo l'euro, ma non siamo un'unione fiscale. Ogni paese può fare quel che vuole con le proprie tasse e le proprie spese. È chiaro che però una decisione di un paese può avere un impatto sugli altri. L'abbiamo visto per esempio nella precedente crisi con la crisi greca. C'è un contagio finanziario, ecco, si parla anche lì di contagio. Noi siamo stati molto contagiati nella precedente crisi e ci ricordiamo poi quali sono le conseguenze di questo contagio, che è l'austerità, che sono misure diciamo molto pesanti. Allora, le regole fiscali servono ad evitare questo genere di appunto impatti negativi e creare un coordinamento in una situazione in cui le politiche fiscali sono di competenza nazionale. Nel tempo sono molto cambiate queste regole, sono state ammorbidite nel 2003 quando la Germania non le rispettò, sono state rese molto più rigide in mezzo alla crisi precedente nel 2011-2012 e sono state ammorbidite di nuovo nel 2015 con la famosa flessibilità. Ora queste regole sono state sospese, cosa vuol dire? Che si può spendere senza paura di incorrere in un'infrazione, in una violazione appunto della regola, ma dovranno essere reinserite. Qui c'è un grande dibattito, ne ha parlato il commissario Gentiloni, ne ha parlato anche Draghi molto chiaramente, e la domanda è come devono essere reinserite queste regole, come dobbiamo cambiarle. Allora qui intanto chiariamo subito, cambiarle non significa cancellarle, perché come ho spiegato ne abbiamo bisogno fino a che non saremo una vera e propria unione fiscale con un solo ministro dell'economia e un solo budget, cosa che insomma per ora siamo molto lontani. Ora, quello che dice il ministro tedesco Scholz, dice ma insomma queste regole hanno funzionato, hanno tutta la flessibilità che serve. In realtà non ci dobbiamo preoccupare, perché noi Italia siamo il paese che più di tutti ha utilizzato questa flessibilità, ce lo ricordiamo con il governo Renzi. Cosa vuol dire flessibilità? Vuol dire che se noi spendiamo per investimenti, per riforme, si può fare. Non c'è nessuna violazione della però questa regola. È la posizione, però è stata sempre la posizione di chi dice però restano queste regole, la pandemia non cambierà queste regole, che mi sembra invece fosse la speranza di Gentiloni, chissà anche di Draghi. Certo, ma le regole in realtà proteggono, perché senza regole vuol dire che siamo totalmente deboli e senza diciamo protezione nei confronti di quello che possono fare gli altri paesi e ci possono contagiare. È un film che abbiamo già visto, per questo che chi dice eliminiamo le regole sembra che non abbia capito cosa è successo in passato. Le regole ovviamente devono essere semplificate, perché ora sono piuttosto complesse, ma ricordiamoci che noi in passato, quando abbiamo ottenuto questa flessibilità che c'è nelle regole, lo stesso Mario Draghi ha sempre definito queste regole assolutamente flessibili, con tutta la flessibilità necessaria. Questa è una frase di Mario Draghi quando era presidente alla Banca Centrale Europea. Noi però non abbiamo fatto quello che abbiamo promesso al governo Renzi, quando Renzi andò nel 2015 in Europa dicendo io voglio avere più margini per spendere perché voglio fare degli investimenti, voglio fare delle riforme. Beh, poi se andiamo a guardare i numeri, gli investimenti sono stati tagliati e invece è aumentata la famosa spesa corrente, cioè abbiamo fatto quello che Mario Draghi oggi chiama debito cattivo. E quindi che cos'è un debito cattivo? Torniamo è una spesa finanziata con maggiore debito, che però non aumenta la potenza della macchina di cui si parlava prima, non aumenta la nostra capacità di sviluppo. È una spesa corrente. L'esempio più classico che le posso fare è per esempio quota 100. Certo. È una spesa che sta lì e che anche che se sta noi lì, che però mi sembra che non si impatto. Voglia non si voglia tanto, cioè superare sì, ma insomma è il grande argomento, colpisce anche che sia quello grande argomento anche di scontro con i sindacati. Vado da Nino Cartabellotta, che poi so che ci deve salutare, perché abbiamo tante domande ancora. Ovviamente per lei, diceva, il piano a medio termine, che immagino riguardi soprattutto una strategia vaccinale che possa continuare, perché non finisce con la seconda dose,
la questione dei vaccini. Le chiedo anche se il sistema del passaporto verde, del Green Pass, se è una cosa che insomma, è una cosa che può funzionare, metterci al riparo. Ma guardi, sicuramente il piano a medio e lungo termine riguarda il completamento della, l'avanzamento e il completamento della strategia vaccinale. Come dicevo poco fa, dobbiamo cominciare a integrare il sistema a prenotazione individuale assolutamente volontario con un sistema a chiamata attiva, soprattutto in questa fase, in questo mese delicato, diciamo, che ci separa dall'inizio dell'estate, per completare quella che è la vaccinazione delle persone fragili e delle persone ultra sessantenni. Poi però mi piacerebbe che ci fosse anche un piano per gestire le eventuali risalite delle curve. Abbiamo sempre parlato noi delle cosiddette micro zone rosse, perché nel momento in cui noi vedremo, perché purtroppo ci sarà una risalita della curva, seppur con impatto ospedaliere sicuramente più bassi vista la campagna vaccinale che prosegue, però di fatto ancora le regole non sono definite, le responsabilità si rimpallano tra governo, regioni, amministratori locali, cioè nel momento in cui incrementano i casi in una zona anche molto ristretta, bisogna immediatamente intervenire con delle chiusure localizzate, pena la diffusione del contagio. E poi dobbiamo in qualche maniera investire su tutto quello su cui non abbiamo investito durante questi mesi passati, i trasporti, la reazione dei locali chiusi e delle scuole, il sistema di testing e di tracing che di fatto abbiamo abbandonato nell'autunno scorso, ma anche, come diceva l'onorevole Cuperlo, tutta una serie di aspetti che riguardano l'isolamento domiciliare controllato, perché ormai la letteratura ci ha detto che l'isolamento domiciliare fiduciario non funziona perché di fatto è strettamente legato alle condizioni, diciamo, di vivibilità e di isolabilità all'interno del proprio appartamento. E soprattutto, e chiudo, mi piacerebbe che ci fosse una sorta di integrazione delle strategie tra quello che è il controllo della pandemia con quelle che sono le misure di restrizione, di mitigazione che ne conseguono, e l'avanzamento della campagna vaccinale con tutte quelle che sono le difficoltà e le criticità che possono insorgere, ovviamente provando anche a prevenirle, perché per esempio oggi sappiamo che un giorno dovremo rifare verosimilmente la terza dose, ma nessuno sa chi dovrà farla, quando dovrà farla, con quali modalità identificheremo questi soggetti, cioè non ci possiamo porre i problemi nel momento in cui arriveranno, perché se è vero che siamo entrati, certo, nella fase di, perché è stata anche paese, la criticità ovviamente, un po' perché era anche difficile l'evento imprevisto, però anche per l'assenza adesso, del la piano pandemico deve riguardare tutti, certo, questi aspetti. Grazie professor Cartabellotta, grazie a voi. Restate con noi, pubblicità, e poi arriva anche Sabino Cassese, professore e membro emerito della Corte Costituzionale, come sapete. Allora, vorrei farvi sentire, intanto do il buongiorno e il benvenuto a Sabino Cassese, membro emerito della Corte Costituzionale, costituzionalista, buongiorno, bentornato. Buongiorno Sabino. Buongiorno professore. Allora, però noi volevamo partire, per questo mi avete visto così interdetta, perché volevamo partire dalle parole di Giorgia Meloni a proposito degli effetti, diciamo, dell'effetto Draghi sui partiti. Sentiamo Giorgia Meloni ieri, intervistata da Lucia Annunziata. Ora della nazione. Guardi, non ho paura, nel senso, io sono pronta a fare quello che gli italiani mi chiedono di fare, comprendendone la responsabilità, la difficoltà. E quindi non è una cosa che farei a cuor leggero, insomma, devo dire che io rimango sempre un po' basita di fronte a questi politici che assumono grandi responsabilità e hanno proprio il volto di qualcuno che ha vinto un concorso di bellezza, dico, a volte mi riguardo e dico non sai dove ti stai infilando, ok? Sì. Per cui io invece magari, diciamo, mi tremerebbero le mani, però che cosa farei politica a fare se non fossi pronta a misurarmi con la sfida trasformare le idee nelle quali credo, insomma. Però anche, ecco, poi non sono mai una persona che dice voglio andare lì. No, io voglio andare al governo con Fratelli d'Italia, con una classe dirigente che è all'altezza di questo compito, con idee molto chiare che abbiamo, con persone sulle quali posso contare e con un lavoro che abbiamo fatto per, diciamo, per amore della nostra nazione. Ma guardi, per ora il giudizio non è positivo, francamente, nei confronti del governo. Mi pare che, diciamo, sicuramente sul tema appunto della pandemia, delle chiusure, dei ristori, delle scelte economiche, mi pare in tragica continuità con il governo precedente, in alcuni casi più rigido del governo precedente. Sulle chiusure Draghi è più rigido di Conte.
Conte aveva riaperto i ristoranti, pranzo, cena, dentro, fuori, senza coprifuoco il 18 di maggio. Domani è 17 maggio e noi ancora non quindi sappiamo un po' neanche. Ha nostalgia di Conte anche lei? No, la nostalgia di Conte è un parolone, insomma, diciamo, però mi aspettavo qualcosa di decisamente meglio. Ecco, mi aspettavo qualcosa di più coraggioso. Allora, vado dal professor Cassese su questo, le pagelle del primo trimestre del governo Draghi e gli effetti. Abbiamo visto intanto gli effetti in termini di sondaggi su Giorgia Meloni, che è all'opposizione, che appunto tanto che può come dire, dire di essere pronta in una prossima legislatura a assumere un ruolo di governo. Quindi sui sondaggi per Giorgia Meloni è un buon effetto da questo punto di vista. Lei come la vede? Distinguiamo Draghi e Meloni. Cominciamo con Draghi. Secondo me Draghi ha da un lato un certificato di credibilità, che è una cosa fondamentale, cioè le persone in Italia e poi fuori d'Italia, i governi e le popolazioni, hanno fiducia in Draghi, e questo è un patrimonio della persona e che sta portando naturalmente come beneficio all'Italia. La seconda caratteristica mi pare che sia quella di invertire il rapporto parole-fatti. Lui fa fatti e non parole, mentre prima eravamo abituati a tante parole e pochi fatti. Passo invece alla Meloni, che mi pare dica delle cose molto giuste. Schumpeter diceva che la democrazia è semplicemente la competizione delle forze politiche per guadagnare il consenso e andare al governo. Quindi benissimo quello che dice la Meloni, e se ce la fa, diciamo, andrà al governo, perché siamo in un ordinamento democratico. Quello che mi pare un po', come dire, limitativo invece è che lei come dire, invece che proporre dei programmi, dei progetti, delle idealità, degli obiettivi, ci parli della chiusura. Ora, ma le pare dei problemi della comunità italiana di 60 milioni di abitanti stiano oggi nella chiusura alle 22 o alle 23? È semplicemente un problema di prudenza questo. Ma noi abbiamo dei problemi giganteschi, che sono l'ordinamento della sanità, la mancanza di un raccordo tra Stato e Regioni, un problema dell'istruzione che è gravissimo, un problema di occupazione. Queste sono le cose di cui dovremmo discutere, e non il problema delle 22 o delle 23. Beh, perché i ristoratori dicono 22 o 23. Una normale prudenza, diciamo. Certo, però 22... Questi sono i miei commenti. Certo, ne prendiamo atto e li ascoltiamo. C'è il tema, i ristoratori forse non sarebbero d'accordo con lei sui riflessi occupazionali dell'economia di un'ora in più e in meno di coprifuoco, però... la fotografia è questa, il dibattito ha ruotato su un'ora e non sul resto, e invece c'è molto da dire sul resto e anche sul metodo. Però vorrei andare da Ilario Lombardo sul, appunto, la Meloni pronta a sfidare, insomma, anche Salvini, perché sembra un messaggio molto anche a Salvini, no? Quello di ieri. Sì, ho visto che aveva anche la camicia verde della Lega. E dici che era studiato. Non lo so, non si sa mai queste cose. E, diciamo, secondo gli analisti, la tendenza ormai sembra quella di un pareggio, se non addirittura un sorpasso della Meloni su quello che è il consenso di Matteo Salvini, che indubbiamente ha sbagliato sia tatticamente sia strategicamente molte scelte. Il leader della Lega forse non si è messo nemmeno troppo in sintonia con quello che era il tono diciamo dei messaggi che bisognava utilizzare in una fase difficile come questa della pandemia, soprattutto
della seconda e della terza ondata, che sono state anche molto, molto dure, molto difficili anche da gestire. Poi il cambio di passo con il nuovo governo, il cambio anche di spirito del nuovo governo, perché se tu entri in un governo di unità nazionale non ti metti a fare un'opposizione martellante quotidianamente, perché vuol dire che nello stesso tempo trasmetti ai tuoi elettori un messaggio un pochettino distorto. Giorgia Meloni invece ha perseguito un suo obiettivo, che è cominciato tempo fa in Europa e che va indicato, diciamo, come un elemento originario anche della differenza tra Salvini e Meloni, che è quello per esempio della collocazione europea. Mentre Salvini nella sua, diciamo, ha deciso di unire il proprio destino a quelli che erano i partiti forse più estremisti, come l'Alternative for Deutschland in Germania, la Marine Le Pen prima della sua, diciamo, svolta moderata in Francia, Vox in Spagna. Invece Giorgia Meloni già aveva aderito al gruppo dei conservatori, che non è un elemento secondario questo, ma vuol dire che lei si era messa già in una prospettiva di portare Fratelli d'Italia su delle posizioni più tradizionalmente conservatrici. Che cosa vuol dire tradizionalmente conservatrici? Non vuol dire che lei ha abbandonato, o meglio, forse magari ha giocato sul crinale tra quelle che erano i messaggi più populisti, più sovranisti, che andavano molto in voga, diciamo, nella fase pre-pandemica, se vi ricordate, però nello stesso tempo ha cercato anche di mostrarsi come una forza rassicurante per un elettorato molto importante in Italia, che è quello comunque cosiddetto, chiamato moderato. Quindi però, diciamo, è riuscita anche a... Sì, è riuscita a tenere questo, ma chiedo a Cooperlo se però, quindi Giorgia Meloni è un avversario più temibile, nel senso che non avrebbe, per esempio, in Europa, non crea lo stesso allarme che ha creato Salvini in Europa? Beh, insomma, le cose che ha detto adesso Ilario Lombardo sembra invece andare nella direzione di creare qualche preoccupazione. Che idea d'Europa ha Giorgia Meloni? Poi siamo sempre lì, guarda verso Budapest e Mosca, guarda verso Francoforte, Bruxelles, Parigi e Berlino. Poi a me sembra che sia sotto gli occhi una sfida per la leadership in quel campo, tra la leader di Fratelli d'Italia e il leader della Lega. Con Salvini che si trova in una posizione un po' più imbarazzante in questo momento. Anche la vicenda che avrete sicuramente commentato a suo tempo della mozione di sfiducia personale al Ministro della Salute, Roberto Speranza, era essenzialmente una sfida della Meloni al suo alleato per mettere in difficoltà Salvini in Parlamento. Però la reazione di Salvini da questo punto di vista lascia alquanto perplessi. Nella prima parte della trasmissione a un certo punto Francesco Specchia ha citato l'idea di un partito di lotta e di governo, che è una vecchia formula che il PC utilizzava per se stesso, ma effettivamente era un partito di opposizione e quindi di lotta nella prospettiva di approdare il governo. E Salvini sta sperimentando un ibrido interessante, cioè è contemporaneamente di lotta stando al governo ed è di lotta contro il governo che sostiene. Ora, il fatto che la Lega dia vita alla raccolta di firme in calce a dei referendum in materia di giustizia, che significa bloccare qualunque processo di riforma, su uno dei capitoli fondamentali sui quali l'Italia sarà giudicata dall'Europa, perché poi rispetto anche alla linea del leader della Lega che invita Draghi a non mettere mano alle riforme in previsione del 2022 perché lui va al Quirinale, così si vota, andiamo al governo noi, ma forse non ha ben presa le misure delle regole con le quali noi stiamo giocando, e cioè se nei prossimi mesi l'Europa non vedrà che l'Italia si muove esattamente sul solco di quelle riforme che citava il professor Cassese, quindi giustizia, pubblica amministrazione, sistema dell'istruzione e della formazione, noi semplicemente non riceveremo le quote di risorse che l'Europa ci ha promesso. L'idea del Partito Democratico è che sia un bene che Salvini quindi esca, questa maggioranza Ursula, no? Ma l'idea come è questa. Che sembra l'obiettivo anche della segreteria di Enrico Letta. Ma non so se è l'obiettivo della segreteria di Letta. Una maggioranza che sostiene Draghi senza Salvini con Forza Italia. Io rispondo in questo modo. Che Salvini abbia fatto la scelta di entrare
stare al governo, un po' forzato e contro la sua indole e volontà, mi pare un dato che voi giornalisti avete ampiamente reso contato. Scrivete da mesi che è stato Giancarlo Giorgetti a spingere verso questa soluzione per restituire alla Lega un'agibilità politica che era venuta a mancare. Detto questo, è evidente che una maggioranza deve poter agire e non può vivere in una sorta di reciproca diffidenza o persino aperta ostilità. E questa è una maggioranza di scopo, altro non può essere, nel senso che noi siamo al governo con i nostri avversari, quelli che sfideremo nelle amministrative di ottobre, e quindi è evidente che o il governo è in condizione, e ha ragione ancora il professor Cassese, la reputazione del capo del governo sul piano interno e internazionale è una garanzia, una certificazione in più, è in grado di fare le riforme che deve fare e che sono tante, sono 18 riforme nell'arco dei prossimi 18 mesi, 48 riforme, scusate, nell'arco dei prossimi 18 mesi, siamo già in ritardo su alcuni dossier, quindi è evidente che il Parlamento deve correre, il governo deve agire. Se l'atteggiamento del leader della Lega, di una forza di maggioranza che esprime anche ministri di spesa, è quella di dire no, blocchiamo il treno delle riforme perché aspettiamo un'altra stagione utile dove saremo noi a decidere, così non si può andare avanti. Poi decida Salvini, se vuole stare al governo sta al governo e se ne assume la responsabilità, se non è in grado quindi di stare al governo... Eletta a tenere sotto pressione, ma quindi a spingere fuori. Penso di sì, però credo che sia importante farlo sugli snodi veri. Ecco, no, non litigherei giorno e notte sul coprifuoco. Litigherei se bisogna litigare, cioè mi confronterei dentro la maggioranza sulle risposte che diamo esattamente su quel capitolo delle riforme che abbiamo più volte evocato anche questa mattina. Torno dal professor Cassese, perché a proposito di metodo, in questo caso del metodo scelto da Draghi, le chiedo perché è un'obiezione che fa per esempio Marco Revelli sul Fatto Quotidiano in un'intervista oggi, dice però Conte è stato messo in croce per i DPCM, però Draghi invece decide solo lui, il Parlamento è comunque compresso sulle riforme, solo due giorni per leggerle. Le chiedo se il metodo di Draghi invece è diverso e se soprattutto se può funzionare secondo lei, che ne pensa, la scelta, perché saranno leggi delega prevalentemente, sarà lo strumento della legge delega prevalentemente quello per fare le riforme. Guardi, anche Draghi ha dei nei, nel senso che anche Draghi ha fatto un DPCM e poteva evitarselo. E anche Draghi probabilmente utilizza troppo lo strumento dei decreti legge e quindi diciamo... Però nel frattempo diciamo, c'è un dialogo che si è aperto in Parlamento, c'è un testo completo del piano nazionale di ripresa. Mi pare che il dialogo tra governo e Parlamento sia ripreso nonostante questi nei della prima fase dell'azione del governo Draghi. Io vorrei riprendere l'argomento che utilizzava Cuperlo, molto intelligente, degli snodi veri. Allora, facciamo un'ipotesi. Questi piccoli tazzerugli che si stanno svolgendo, la questione dell'apertura a una certa ora o un'altra, i referendum sulla giustizia, voi capite, noi parliamo di referendum di cui non sappiamo niente del contenuto, no? Sappiamo che sono annunciati dei referendum. Tutto questo non sarà per caso quello che una volta si chiamava l'oppio del popolo. Cioè serve a, come dire, far lavorare il manovratore, insomma, a distogliere l'attenzione sui problemi di fondo, trattando quelli che i logici e i filosofi chiamano epifenomeni, in modo che si svolgano i fenomeni, diciamo, dietro la copertura di questi epifenomeni. Allora, anche questo può essere una sottile astuzia della politica italiana che insegue farfalle intanto che qualcuno, come dire, prende coccodrilli, insomma, no? Per prendere qualcosa, per fare un esempio, per utilizzare una metafora. E ci trovo in questo senso, vedo un giudizio positivo della politica italiana in questo, anche se naturalmente... Il paese è sconcertato perché non sente proposte, programmi, idee, obiettivi e
capisco che lei Sardoni prima dicesse che anche l'apertura, la chiusura alle 2, alle 22, alle 23 è importante, ma la mia domanda è per quanti giorni? Se uno ha fatto un sacrificio per 20 giorni, non lo può fare anche per 22? No, ma capisco che l'obiezione che le facevo era l'obiezione, diciamo, intanto che è sul campo per queste categorie, per queste persone che pure hanno condizionato molto, per questo lo facevo, perché hanno comunque condizionato molto, anche forse per la modalità di protesta, le scelte, no, del governo su alcune cose. Quindi era in termini per spiegare questo peso. Però certo, un'ora in più e per poche settimane non cambia poi così tanto davvero. Allora, ci dobbiamo ancora fermare per la pubblicità. Volevo dare conto, e poi dopo la pubblicità diamo la parola a Veronica De Romanis e Francesco Specchia, ma volevo dare conto di una dichiarazione del Presidente della Repubblica Mattarella nella giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia, che oggi, dice Mattarella, è l'occasione per ribadire il rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione e di intolleranza e dunque per riaffermare la centralità del principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Così appunto il Presidente Mattarella in una dichiarazione. C'è anche un secondo lancio in cui dice che le attitudini personali e l'orientamento sessuale non possono costituire motivo per aggredire, schernire, negare il rispetto dovuto alla dignità umana, perché laddove ciò accade vengono minacciati i valori morali su cui si fonda la stessa convivenza democratica. La società viene arricchita dal contributo delle diversità, disprezzo, esclusione nei confronti di ciò che si ritiene diverso da sé, rappresentano una forma di violenza che genera regressione e può spingere verso fanatismi inaccettabili. Inevitabile naturalmente che queste parole vengano anche collocate nel dibattito in corso sul DDL Zan. Pubblicità. Allora, di nuovo in onda, io un bilancio del primo trimestre di Draghi, però vorrei chiederlo anche a Veronica De Romanis, in vista che tra l'altro è molto attenta a tutti i particolari dettagli di metodo, il PNRR, eccetera. Obiettivi raggiunti, cose ancora da raggiungere, errori, le cose da raddrizzare, come la vede? Dunque, sulla gestione dell'emergenza, allora, quella vaccinale non entro. Quella economica, il Paese aveva bisogno di interventi rapidi sul mercato del lavoro, quindi decidere quello che è il blocco dei licenziamenti. Siamo l'unico Paese che ancora oggi ha questa misura e invece è stato prorogato e non si sa bene cosa succederà poi a giugno. Ecco, su questo forse si doveva avere un po' più di coraggio, anche un po' più di trasparenza nel spiegare che questo blocco non ha impedito il crollo dell'occupazione, non ha protetto le persone più penalizzate in questo momento, che sono i giovani e le donne. E poi tutto quello che riguarda le politiche attive, dai centri per l'impiego che non stanno funzionando, ai navigator, all'ANPAL. Cioè, oramai è da un anno e mezzo che sappiamo che questo ANPAL non funziona, non funziona al proprio vertice. Timidamente il ministro Orlando ne sta cominciando a parlare. Ecco, queste sono quelle azioni che si possono fare subito e invece non si sono fatte. Per quanto riguarda invece l'azione di medio-lungo termine, quindi il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, io penso che sia un documento estremamente migliorato rispetto alla bozza preparata dal Conte 2, quindi quella che circolava a gennaio. Ci sono i dettagli sugli investimenti, ci sono, l'abbiamo detto, i dettagli sulle riforme. Ricordiamoci che tutti questi investimenti dovrebbero avere un impatto di circa 3,6 punti percentuali nel 2026 e, fatte le riforme, l'impatto dovrebbe essere ancor più aumentato di circa altri 3 punti percentuali. Quindi è fondamentale effettuarlo nella sua totalità, questo piano. Se andiamo a guardare nello specifico, ci sono molti investimenti sui giovani e questo è fondamentale, perché ricordiamoci che è per loro questo piano, appunto si chiama Next Generation EU. Ci sono molti interventi appunto sulle politiche attive, però come dicevo prima, questi interventi avremmo i primi risultati l'anno prossimo, ecco perché molte cose si potrebbero fare già oggi pomeriggio o domani mattina senza aspettare il piano europeo. Per quanto riguarda invece l'altro
tema che a me sta molto caro, ma in realtà sta molto caro anche a Mario Draghi, almeno nelle parole, è quello dell'occupazione femminile, e non è, attenzione, un problema di discriminazione di genere, è un problema di PIL, di crescita, cioè se noi non abbiamo donne che lavorano non riusciremo mai a ripartire, questo non è possibile crescere senza più donne sul mercato del lavoro, non ridurremmo le disuguaglianze, oggi le vere povere sono le famiglie con a capo una donna single e minori, e soprattutto non risolveremo il problema della demografia, cioè noi non facciamo figli in questo momento, anzi c'è un calo della popolazione italiana, se non prendiamo per tempo con una visione lunga questo problema che fino ad oggi è stato trascurato, la domanda è: ma chi li sostiene i costi della sanità? Chi li sostiene i costi del welfare o delle pensioni o del debito pubblico? Quindi concludo dicendo che per quanto riguarda l'incentivo a maggiori donne sul mercato del lavoro si è fatto davvero poco. Ci sono circa 4,6 miliardi per nuove infrastrutture tra asili nido e scuola per l'infanzia. Sono pochi. L'obiettivo che si mette il governo è di avere una copertura che oggi è circa 25%, arrivare al 33% per i bambini da 0 a 3 anni. Ma questo, ricordiamoci, è un obiettivo del 2010. Cioè noi ci stiamo ponendo un obiettivo che l'Europa molto si poneva da recuperare, nel 2010. Molto da recuperare. Molto dunque. Da recuperare e maggiore coraggio e soprattutto far arrivare alle parole, che sono assolutamente condivisibili, i fatti. Se non includiamo nella crescita tutta la parte dei giovani e delle donne, difficilmente questo paese si riprenderà. Francesco Specchia, chance, parte chiedo anche a te un bilancio, così, e poi anche a Ilario Lombardo, perché in effetti a voi non ho fatto questa domanda e invece vorrei, ma ti vorrei anche chiedere però chance di che questo governo e questa maggioranza possano effettivamente farla la riforma della giustizia. Allora, posso partire un attimo da quello che diceva Veronica De Romanis, postillo semplicemente, ci arrivo subito sulla giustizia. Io credo che il discorso demografico sia estremamente importante, Draghi gli stia dando veramente grosso peso. Il passaggio successivo sarà quello di rendere la famiglia, rendere i figli un cespite, cioè l'idea è quella di portare per ogni singolo figlio, la spesa di ogni singolo figlio dalla... portarlo da una spesa in conto capitale, dalla spesa corrente al conto capitale. Quindi teoricamente bisognerebbe fare in modo che i figli poi alla fine paghino le nostre pensioni. Questo è il concetto fondamentale. Quindi sono d'accordo su questa analisi, che è quella che Draghi sta facendo da un po' di tempo a questa parte. La demografia è essenziale. E per quanto riguarda la giustizia, ci sono dei problemi serissimi. La giustizia, tieni conto, in Italia produce un ritardo nei processi di circa la metà rispetto rispetto a quelli europei. Certo, questo lo sappiamo, ma il tema è riuscire dall'obiettivo della riforma. Ci sono le condizioni politiche per farla, questa riforma in particolare? Allora, la riforma si farà, secondo me, nella parte diciamo strettamente legata alla giustizia civile e amministrativa. Basterebbe semplicemente eliminare, per esempio, tra le procedure fallimentari, che sono 9, ridurle a 5, per dirti, per già creare un vantaggio dal punto di vista della produttività. Tieni conto che ci sono dei danni che produce la cattiva giustizia, sia civile che penale, che vanno dall'1 al 2% del PIL, e addirittura si parla di 140 miliardi di indotto sui mancati investimenti. Quindi è un danno assolutamente enorme, per quello che ci chiedono di accelerare su questo fronte. Io credo che si faranno queste riforme solamente legate al discorso della giustizia civile, perché la giustizia penale è un inferno interna, è difficilissimo entrarci e prevede tutta una serie di sbalestramenti, di equilibri politici e atavici nei conflitti di interesse che difficilmente riusciremo a risolvere questa legislatura. Prego, scusami. Anche perché tenete conto che la Cartabia, per fare una riforma totale della giustizia penale, ha bisogno di una maggioranza in Parlamento. E io credo che innanzitutto non ce l'ha in questo momento, perché i magistrati sono equamente divisi tra destra e sinistra, ma c'è il problema della Lungheria, c'è tutto quel problema che è a latere, quindi, di quello che sta accadendo. Poi tu dici del caso Amara. Certo, e quello, il caso Amara è strettamente connesso anche adesso dovrebbe partire
l'avvicendamento per i nuovi capi delle procure, insomma è un delirio quello lì. E poi c'è un problema legato al fatto che la Cartabia secondo me è candidata alla Presidenza della Repubblica. E, allora fammi, hai messo, aspetta Francesco. Bisogna dei voti del Movimento 5 Stelle che, non ti dà, che è il movimento giustizialista per eccellenza. Quindi non credo che ci sia la riforma della giustizia a breve termine. Ti ringrazio per aver fatto questo quadro che io però giro. Cooper lo vuole dire la sua, ma lo devo girare subito al professor Cassese perché chiedo a lei come vede. Intanto se c'è... però se il caso Amara è prima il caso Palamara, l'idea che ci sia l'ipotesi che ci sia una loggia segreta, insomma diciamo una consorteria che guida nomine e interessi vari, che comprende magistrati e politici, se tutto questo indebolisce però le posizioni e anche i sondaggi con un calo di popolarità proprio della figura dei magistrati, se però invece non può essere per paradosso invece qualcosa che dà spazio alla possibilità di una riforma. Io riprenderei il discorso che ha appena fatto Specchia. A noi la giustizia come cittadini interessa in quanto un servizio, quindi interessano dei processi rapidi. Quindi il tema della giustizia non va preso partendo dalla coda che è il CSM, i contrasti interni al CSM, le questioni che stanno venendo fuori, Palamara, Amara e così via, ma è quello del servizio che viene reso alla collettività. Quindi l'approccio seguito dal governo Draghi e dalla ministra Cartabia è quello giusto, dotare di uffici del processo i singoli tribunali, individuare delle best practice, cercare di dare sollecitamente giustizia, perché giustizia ritardata vuol dire mancata giustizia. Questo secondo me è una premessa eccellente. Poi bisogna curare le malattie gravi e ne posso segnalare una di malattia grave che riguarda un pezzo della giustizia anche, e cioè la Corte dei Conti. Ma le pare possibile che la Corte dei Conti si sia preso 30 giorni per spiegare perché ha bloccato il vaccino Reitera, finanziamento per l'immigrazione? Ecco, questa è una proprio. Non ci vogliono 30 giorni, ci vogliono 3 ore. Si tratta di dare una motivazione e si tratta poi di sopprimere questi asfissianti controlli preventivi che non servono a nulla, mentre la Corte dei Conti dovrebbe fare una cosa molto più importante, che è quella di controllare complessivamente il funzionamento della finanza pubblica. Il fatto che poi la Corte dei Conti è composta da giuristi e non c'è un economista, o ce n'ha pochissimi, e quindi è una Corte che si interessa di conti, ma non ha esperti di conti. E quindi, però aspetti, non ho capito la risposta, se lei vede spazio politico e di, diciamo, di pesi e contrappesi per farla la riforma della giustizia. Lo vedo perché il modo in cui è stato affrontato il problema, e cioè dalla testa e non dalla coda, comporta un grande consenso, perché nessuno è contrario a, come dire, tutti sono favorevoli a rendere i processi più spediti, sì. Tutti sono favorevoli a far funzionare meglio la giustizia, a cominciare dai giudici, che in parte ne pagano il costo, a cominciare dagli avvocati. Che però hanno anche un grande potere di interdizione, Gianni Cooperlo, questa volta alla riforma della giustizia, partendo anche dalla... Ma no, guardi, sul tema riforma e giustizia, il caso Amara Palamara mi rimette alla clemenza della Corte. E invece volevo tornare con una battuta telegrafica alle questioni che poneva la professoressa De Romanis, perché è vero che certifica il dato l'Istat, abbiamo perduto in un anno... La clemenza 900... della Corte presuppone un ottimismo o un pessimismo sulla possibilità di portarla a termine? Sul fatto che ci siano facile. Grandi riforme nell'arco di questo scorcio di legislatura su materie così divisive dentro anche la maggioranza, insomma, avere una ragionevole cautela di previsione mi sembra il minimo.
No, è vero che abbiamo perso quasi 1 milione di posti di lavoro, 945.000 posti di lavoro, però ed è vero che ha colpito soprattutto questa crisi il segmento della precarietà, giovani e donne, servizi, ristorazione e turismo. Però credo che rispetto al blocco dei licenziamenti, la posizione che dice la risposta non può essere adesso togliamo il blocco repentinamente, il 31 luglio scade quello per quanto riguarda l'industria delle costruzioni e a fine ottobre per tutte le altre categorie. Credo che il governo stia facendo bene a cercare una mediazione con i sindacati, con le parti sociali. Peraltro aggiungo che c'è da riaprire il dossier su una revisione dei tempi di lavoro e dei tempi di vita. C'è una partita delicata che riguarda i contratti di solidarietà, quindi con una possibilità di riduzione dell'orario per favorire la possibilità di mantenere i livelli occupazionali attuali. I contratti di espansione prevedono finestre di uscita per i lavoratori più anziani e l'ingresso di giovani e di donne. Ma insomma è chiaro che la questione sociale, l'emergenza sociale ha tempi diversi rispetto ai tempi del recovery e delle cose che abbiamo discusso nella prima parte della trasmissione. Mi sembra che la strada da seguire non sia quella di tornare alle regole precedenti, ecco, questo francamente penso che sia importante. Ilario Lombardo, non avevo chiesto a te della, diciamo, la pagella, il trimestre di Draghi, siamo in chiusura di trasmissione, te lo chiedo telegraficamente e anche a te una previsione sul timing e sulla possibilità di realizzare le riforme, diciamo le condizioni politiche, posto che, lo leggo dal Sole 24 Ore, un articolo di Emilia Patta di qualche giorno fa, sono 48 riforme, 9 entro giugno, insomma dei tempi che a qualcuno fanno consigliare al Parlamento di non chiudere quest'estate. Guarda, questi primi 3 mesi ovviamente non possono essere giudicati come si giudica normalmente i primi 100 giorni di un qualsiasi altro governo, perché si è insediato nel pieno della seconda ondata ed è stato impegnato completamente nella campagna di accelerazione dei vaccini. Diciamo che però Mario Draghi e il suo governo cominciano la vera partita adesso, perché il giudizio su l'ex presidente della Banca Centrale Europea, che come ha detto il professor Cassese gode di un credito altissimo come forse nessun altro ha mai goduto all'arrivo a Palazzo Chigi, adesso sarà giudicato realmente per le sue capacità, per le capacità politiche, per le capacità diplomatiche, per le capacità di realizzare queste riforme. Io sono preoccupato perché vedo una conflittualità montante che aumenta e che secondo me appunto quando il tema coprifuoco, il tema restrizioni e allentamento delle restrizioni verrà messo da parte, esploderà invece il tema delle riforme. E dalle dichiarazioni che abbiamo registrato in questi giorni c'è una divisione, c'è una polarizzazione totale soprattutto sul tema della giustizia e soprattutto su quella del fisco. Il tema della giustizia è vincolante per la realizzazione del recovery plan e secondo me lì sarà la capacità di Cartabia, la capacità di Draghi e la buona volontà dei partiti a decidere di mettere da parte quelli che sono gli elementi più divisivi su tutti, come sappiamo, quello della prescrizione. Oggi Giulia Buongiorno sulla stampa ha detto una cosa realistica, cioè noi dobbiamo realizzare la parte soprattutto del processo, della riforma del processo civile. È difficile che verranno fatte delle grandi riforme invece sul fronte della prescrizione, di quella che per loro è un'importante riforma, che è la separazione della magistratura giudicante delle carriere. Quindi è difficile, però è su questo sarà giudicato, credo, il governo Draghi realmente. Anche l'Europa che spera, che scommette moltissimo in Draghi. Quindi sta molto al Presidente del Consiglio avere una capacità persuasiva nei confronti dei partiti. Però mi sembra giudizio rinviato al secondo trimestre, per te, dal tuo punto di vista. Sì, su questo. No, secondo me ci sono le condizioni per realizzare una parte della riforma della giustizia, per concentrarci su quello, non una riforma complessiva. Mi sembra che sia un po' quello che ci diceva anche il professor Cassese prima, sbagliando, pensavo che lei si riferisse alla Corte dei Conti riguardo al blocco dei finanziamenti per il vaccino Reithera. Le chiedo se su questo, velocissimamente, perché dobbiamo chiudere, però non volevo aver messo in campo un argomento che non c'entrava niente, lei richiamava
un'altra tempistica, però le chiedo su questo specifico se è una decisione dove la Corte dei Conti ha fatto un'invasione di campo condizionante, come la vede? Ma, non c'è un problema di invasione di campo, c'è un problema di tempi. Ma le pare possibile con questa crisi che c'è in corso e con la necessità di produrre vaccini e di assumere una posizione di nazionalismo vaccinale, se posso chiamarlo così, ma le pare possibile che la Corte dei Conti blocchi la decisione e dica mi ci vogliono 30 giorni per spiegare perché lo blocco? Grazie professor Cassese, grazie ai nostri ospiti, linea Andrea Fancani per Coffee Break, ci vediamo domani.